Corrado sarà il sindaco di Roma. Gentilmente, dai. Abbiamo risolto insieme il problema enorme dei rifiuti a Napoli, siamo riusciti a far funzionare il termovalorizzatore di Acerra. Un certo signor della televisione, molto famoso, aveva detto che lui si faceva un'operazione cina se fossimo riusciti a farlo. Non ce l'è fatta, evidentemente non ce li aveva. Ma in 58 giorni Napoli e la Campania pulita. E poi il terremoto dell'Aquila. Ieri sera a Virus, un giornalista del Fatto, ha raccontato cose veramente incredibili sull'Aquila. Ci ha accusato di aver fatto delle case non comode, non vivibili, ci ha accusato di aver speso troppi soldi. Bene, quando Guido ed io andiamo all'Aquila, se veniamo portati in giro come la Madonna. Abbiamo organizzato per andare insieme, saremo portati in giro come la Madonna e il bambino qui. Dobbiamo decidere di fare la Madonna e di fare il bambino qui. Perché abbiamo costruito per oltre 20.000 abruzzesi che avevano perso la casa in 4-5 mesi delle abitazioni bellissime, quindi noi siamo orgogliosi di quello che è stato fatto, veniamo ricompensati dai ringraziamenti di coloro che hanno goduto di quel che noi abbiamo fatto. Sono queste menzogne che davvero non possiamo sopportare. Abbiamo convenuto di dare un inizio alla campagna elettorale direi in pompa magna, con un passaggio popolare fatto di almeno 100 gazebi nei settori di tutte le città. Chiameremo i cittadini romani a dare il loro parere, a esprimersi anche sul fatto della loro felicità, contentezza, approvazione per il nostro candidato sindaco, che confrontato agli altri intanto davvero fa sì che sugli altri non si possa che sorridere. E poi domanderemo a ogni cittadino che verrà ai nostri gazebi quali sono le cose che più lo preoccupano, che si devono cambiare a Roma. Quindi per il 19-20, credo, su sabato e domenica, cominceremo alla grandissima la nostra campagna elettorale. Io sarò presente con Guido a mostrare a tutti quanti che noi ci siamo, che sosteniamo tutti insieme uno straordinario candidato, il migliore possibile, che vogliamo cambiare la nostra capitale, che vogliamo ridare a Roma la bellezza, l'ordine, la dignità che Roma si merita. Grazie a tutti voi. Presidente, ma il gazebo ci sarà solo il nome di Bertolaso? Sì, sarà un passaggio popolare in cui vedremo il programma, vedremo le cose che interessano di più ai cittadini per ogni singolo quartiere e daranno anche loro giudizio su Bertolaso. Salvini ha appena detto però che finché non lo scelgono i cittadini romani lui non appoggia. Ma è chiaro che sarà scelto scettissimo dai cittadini romani. Ci saranno altri nomi? No, non ci saranno altri nomi. Ci saranno quelli di Salvini? No, solo Bertolaso. È stato combinato stamattina in calma e ho parlato con Salvini in maniera chiara al telefono. A chi la paragona a Donald Trump? Simpatico Donald Trump. Mi piace Donald Trump. Grazie.